Buonasera. Buonasera a tutti. Qui non ci sono. Eccoci. Buonasera a tutti, come state? Spero tutti bene. Volevo ringraziare Enrico, la signora Anna, la signora Ignazia, che è stata molto carina. E come al solito vorrei che mi faceste delle domande. Non faccio le canalizzazioni in diretta. Non arrabbiatevi se non rispondo, perché se non rispondo vuol dire che non ho messaggi per voi, quelli che mando poi nelle settimane successive. Tutti quelli che hanno dei messaggi vengono subito contattati. In questo periodo mi sto tanto tanto da fare con le guarigioni, diciamo guarigioni, ma insomma sono questi aiuti che posso dare e sono veramente tanti e con tanti tanti risultati. Addirittura mi hanno chiamato da molto molto lontano per aiuto. Mi hanno chiamato dall'Australia e mi hanno chiamato da un altro posto che non mi ricordo, comunque molto molto lontano anche quello. E spero di aver potuto aiutare queste persone che ne avevano bisogno. Ora guardo cosa mi scrivete perché abbiamo due. Buonasera Teresa, Donatella, Lucia Luca, signora Anna, Laura, tutti, tutti. Io non leggo tutti i nomi. Vi saluto tutti, tutti, tutti. Ecco, ha ragione, dal Vietnam, me l'ero dimenticato. Mi sembrava una cosa impossibile, mi hanno chiamato tramite Skype. È stata una cosa molto, molto particolare, molto, non ci volevo nemmeno credere. E spero che il bambino del Vietnam stia meglio, mi auguro con tutto il cuore, perché non ho più saputo niente. Ma sapete, sono nonna, anzi, auguri a tutte le nonne, eh? Perché ieri era la festa dei nonni. Luisa, sicuramente se arriva un messaggio per te, ti arriva. Mi hanno ridomandato ancora delle candele e le candele funzionano e tanta gente ha avuto riscontri con la candela. Questo mi fa solo tanto piacere. Grazie, lo so che mi volete bene in tanti, non so nemmeno perché me lo merito. Va bene, Giusy, sono contenta. E di cosa ti devi scusare del ritardo? Abbiamo appena cominciato. Se mi date un argomento per partire, io sono più contenta. I messaggi che arrivano, io ve l'ho detto tante tante volte, non è che non ve li voglio dare. Quelli che arrivano, io li mando, ma se non arrivano, io non me li posso inventare. C'è chi è più portato per dare messaggi. Io forse è un momento che sono più portata a dare sollievo. Cara Lorella,
cerco di aiutarti ancora come aiuto tutti. E però vi devo chiedere anche una cosa. Io quando prendo l'impegno di aiutare lo porto a termine, non è che lo faccio, sapete che faccio la paranoterapia sulla fotografia, non è che ogni pochino mi dovete dire aiutami, aiutami, aiutami. Io lo faccio per un periodo, non è che lo faccio una volta sola. E io lo sento chi sta meglio e chi sta peggio. Tanta gente mi ringrazia, tanta si dimentica. Pazienza, io anche perché non ho mai chiesto niente. L'unica cosa che mi fa piacere è sapere che c'è stato un piccolo, anche piccolo, piccolissimo giovamento. Non voglio altro. Però a volte c'è qualcuno che è anche insistente e voglio dire anche un po' prepotente. Te me lo devi fare. Sì, io lo faccio. Però anch'io ho una famiglia e non sono a disposizione 24 ore al giorno. Anch'io devo fare le mie cose. Delizia. Sicuramente c'è qualche anima buona vicino a te. Ringrazia sempre. E come vi avevo detto, io non ero molto molto fedele a Padre Pio, anzi avevo proprio paura. Però si è presentato una volta tanti tanti anni fa, e ve l'ho detto quando, e che non lo conoscevo, tanti anni fa quando mi portarono un bambino piccolo che aveva un problema grosso e io proprio non sapevo cosa fare, e lui è venuto vicino al lettino e mi ha detto cosa dovevo fare, e è stato un miracolo, perché, ma l'ha fatto lui il miracolo, non io. Poi, insomma, questo bambino non ha più avuto problemi. Poi è venuto a trovarmi quando io ero inferma, che sono caduta dalle scale e mi sono fatta male, mi ero bloccata con la schiena e con le gambe. È venuto Padre Pio, mi ha preso una mano, era molto serio. Forse per quello che io mi faceva paura, perché l'ho sempre visto, raffigurato sempre serio. Mi ha preso la mano, era serio, però ho sentito che mi aiutava tanto. Sì, mi ha aiutato tanto, perché poi dopo poco ho cominciato a sentire le gambe, ho cominciato a sentire che potevo muoverle. E non potete immaginare cosa è stato per me questa cosa. Un paio di settimane fa avevo una signora qui. Era venuta a trovarmi e siamo andati sul discorso di Padre Pio, che lei è molto devota. Allora a un certo punto è venuto prima da me un profumo che avevo sentito sia quella volta che mi venne in ambulatorio, sia quando è venuto giù a accarezzarmi la mano. In casa eravamo io e lei, non c'era nessuno fuori. Questo profumo si è fatto sentire molto molto forte, prima da me e poi l'ha sentito questa signora. Non ci siamo dette niente, perché io avevo paura a parlarne, perché non sapevo di questa grande devozione che questa signora aveva. E poi l'ha sentito anche lei.
Hanno cominciato a piangere, commossa, commossa, commossa. Qualche giorno fa ero un po' in pensiero, avevo un po' di pensieri negativi miei. E è ritornato quel profumo. È ritornato quel profumo e mi è passato tutti i pensieri. Sono riuscita a mandarli via. E questo voglio dire anche a tutti voi, che dobbiamo essere più ottimisti, perché se siamo ottimisti riusciamo ad andare avanti con la vita e prendere le cose tutte in un modo più leggero. Perché già c'è tanta cattiveria nel mondo, cerchiamo di essere positivi noi. Magari dire: Candita, prova a dirmi il nome di tuo figlio, non si sa mai che arrivi. È la prima volta che vedo il nome Candita. Tante volte venisse. A volte lo sentono, e difatti qualcuna di voi subito dopo la diretta ha avuto qualche risposta e gliel'ho mandata subito, perché sì, Bruna, della candela, sì. Vedrai che la candela ti risponde. Ha risposto a tantissima gente. Oh, la pelle d'oca la fanno venire le paure. Ma io non metto mica paure. Cinzia, Cinzia. Te non hai bisogno dei messaggi miei. Ce l'hai già te i messaggi. E ce l'hai tutti i giorni e si fa sentire in tutte le maniere la tua bimba d'oro. Sì, ma sai, Emma, preoccupazioni è perché devo cambiare casa e è un trasloco difficile, difficile perché ci sono tante scale. E vabbè, io spero questa sia l'ultima diretta che faccio. Ora si è spento questo. Cavoli, mi si è spento il computer. Non so se riparte, meno male che sto facendo la diretta col telefonino, ma il computer si è spento. Allora, io, mamma mia. Spero che tanto il computer registri tutto, scusate, tutto attaccato, non so perché non va più. Cavoli. Ora si è riacceso. Oh, è ripartito. Dunque, vedi Cinzia che la senti, la tua Federica, è sempre vicina a voi. Nicole, prega anche te. Perché la preghiera aiuta tanto, sai. Ora, non ti dico di fare bigotti, per carità. Io credo molto nella preghiera, però devo dire anche che non sono. Cioè, io credo alla preghiera, ma un po' a modo mio. Forse
non lo so come dire, forse facciamo meglio a pregare col cuore, basta una preghiera, ma forse basta solo anche un pensiero d'amore. E cercate di aiutare il prossimo come potete. Non importa fare grandi cose, no, 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 no. Ma bastano le piccole cose che si possono fare per aiutare una persona. Cerchiamo di non essere egoisti, perché l'egoismo è la cosa più brutta che ci sia. Perché purtroppo la ruota gira per tutti. Carletta, è una cosa incredibile quello che si può provare quando abbiamo una di queste sensazioni. Va bene, Carletta, se viene Andrea, sicuramente. C'è un messaggio per te, se arriva te lo mando subito, perché tanto io me le rileggo queste cose, poi può darsi che venga stasera, può darsi domani, può darsi fra un mese, però io non cancello mai le cose, e sicché ci siamo sempre. Ecco, ora è ritornato fuori, eh? Ora rivedo qualcosa. Laura, queste cose no, non te le so dire io. Io ti auguro di sì. L'importante è che sia una persona che ti voglia bene. Poi, per il resto, sia ricco, povero, o sia un operaio, un professore, è lo stesso. L'importante è che ti voglia bene e che non ti faccia del male, perché oggi come oggi ho paura. Mi dispiace, Nunzia. Se venisse Gian Piero, sarei contenta anche per te. Fatemi domande, ma non su questa cosa, su altre cose mi piacerebbe. Questa parola non la capisco, Angela. Va bene, mia. Cinzia, sicuramente sono tutti insieme. Sono tutti insieme e penso che sia. La tua bimba sia già arrivata, sai? Perché quando una persona è giovane è già un'anima pura. Grazie, Anna. Io lo spero che ci siano dei messaggi universali belli. Cerchiamo di essere fiduciosi, eh? Bisogna aver fiducia. Dorina, prova, mi mandi una fotografia in privato e posso aiutarti, perlomeno dormi. Ti faccio dormire. Non dormo io, però faccio dormire gli altri. Donatella, dipende tutto da te. Devi mandarlo via te il passato doloroso, il passato brutto. Chiudila quella porta. Chiudi quella porta e aprirne un'altra. Vedrai che vedrai, ti sentirai meglio.
Serena mi sta dicendo di sì. Però vai con i piedi di piombo. Conoscila piano piano. Non affrettare le cose. Sì, Anna, noi abbiamo praticamente prima di nascere firmiamo un contratto e lì sappiamo quando si nasce e quando si tornerà. Però appena firmato il contratto si cancella la memoria. Non mi mandate le foto ora, mandatemele più tardi. Angela, è una bella domanda, ma non vorrei che mi bloccassero come c'è stato per un altro caso. Io spero di no. Io spero di no. A me mi dicono di continuo di avere fiducia. Di avere fiducia, di avere fiducia. E io ho fiducia. Hai ragione. Ah, oh, buonasera Enrico. T'avevo salutato prima, ma forse non c'eri. Guarda, Lina, che tuo marito è vicino a te. E ti dico come devi fare per sentirlo. Metti la tua mano destra sulla tua spalla sinistra. Però quando sei tranquilla, quando sei sola, quando non hai telefono né televisione. Ti metti su una sedia, ti metti su una poltrona, sul divano e stai con la mano così, no? E pensi a lui. Vedrai che dopo un pochino sentirai come una carezza, leggera, però è tuo marito che ti dice che è sempre vicino a te. Lui è nell'oltre, ma l'oltre sai dov'è? È dalla parte di là della porta. Ma lui ti sente, lui ti vede. E finché te non accetti che lui è andato di là, lui non starà mai proprio tranquillo. Lui ha bisogno che tu sia tranquilla per essere tranquilla anche lui. Hai capito? Porca miseria. Oh, per favore, non mandate le foto ora. Mi impallate, se no. Probabilmente sì. Io quando ci sono andata di là, ci sono stata poco. Però ho visto e ho sentito delle cose. Io ho avuto dolore quando sono tornata. Sì, ho sentito dolore e ero molto arrabbiata perché io non volevo tornare. Io volevo stare di là, anche se sapevo cosa lasciavo di qua, perché io ero giovane. Però di là è troppo, troppo più bello. Di là non c'è la cattiveria, non c'è la guerra. Non ci sono le pandemie, non c'è niente. Di là c'è solo amore. Deborah, comportati bene e tuo papà sarà contento di te. Ah, Katia, buonasera. Loredana, l'ho spiegato tante volte. Io non sono un jukebox dove si mette la monetina e viene fuori la canzone o l'entità. Io
Io quando ho accettato, diciamo, questo dono, l'ho accettato, però che non dovevo chiedere. Chi vuole, chi può, viene, però io non posso chiamare. E ne arrivano tanti dei messaggi e sono tutti messaggi, tutti belli, perché non è vero che esiste l'inferno. Questa è una cosa che ci hanno fatto credere per tanti anni i preti per metterci paura. Non è vero. Per andare di là c'è solo una scala. È una scala lunga dove si sale uno scalino alla volta. E le persone veramente, i ragazzini, i giovani, i bambini non prendono la scala. Loro hanno un ascensore diretto che li porta direttamente in alto, nella luce più bella, più profonda, dove c'è l'amore puro. E le persone che sulla terra sono state magari un po' meno brave, persone che hanno fatto del male, persone che si sono comportate male, persone che non hanno rispettato il prossimo, quelle persone lì ci vuole tanto tempo perché riescano a salire la scala, però sappiate che prima o poi tutti la salgono. Tanto quando si va di là ci fanno vedere cosa abbiamo combinato e bisogna pentirci di quello che abbiamo fatto di male, e perché tanto siamo tutti umani, gli sbagli li facciamo tutti, eh. Però poi piano piano ci si pente e queste scale si salgono. Ora, l'altro giorno mi hanno telefonato, mi hanno domandato se i nonni di questo signore si erano reincarnati. Non sono sicura perché no, io non ho studiato queste cose. A dire la verità non ho studiato niente io. Sono tutte cose che mi vengono così. Ma se si erano già incarnati, ma io no, penso proprio di no, che siccome nell'oltre non esiste il tempo, non c'è l'orologio, non c'è il calendario, un giorno, un mese, un anno, 10 anni, 100 anni, è sempre la solita cosa. Di là il tempo si è fermato. E le cose ci possono mettere tanto tempo. Carlita, e i ragazzi che fanno questa cosa qui ci mettono più tempo a arrivare in cima alla scala, perché prima si devono pentire di quello che hanno fatto, perché la vita ce l'hanno regalata. E lui praticamente gli hanno fatto un regalo e l'ha buttato via. È un peccato buttare via i regali. Però la scala la sale anche lui. Ci vorrà un pochino più tempo. Avrà bisogno di due preghiere in più. Però la scala la sale. Non c'è l'inferno. L'inferno è qui sulla terra. Patrizia, non ti posso dire una cosa per un'altra. Per ora non ho sentito. Sapete quanti anni ci sono voluti per avere due messaggi da mio babbo? Sono più di 30 anni che è andato nell'oltre.
Uno l'ho avuto dalla signora Hilde quest'inverno e uno l'ho avuto una ventina di giorni fa da un medium qui, Daniele, bravissimo, che mi ha detto cose che solo io e lui potevamo sapere, e come il messaggio della signora Hilde. Sicché pensate che i messaggi a me mi sono arrivati da altri due medium senza aver chiesto. E questo è ancora più bello. Sicuramente se viene qualcuno, io ve lo dico subito, perché la gioia che ho provato io vorrei farla provare a tutti, perché sono gioie che proprio ti empiono il cuore. Sì, Leonida, credo molto in Padre Pio. Avevo paura di Padre Pio, ma ora non ho più paura. Io sono molto affezionata a Sant'Antonio, a Santa Rita e ora a Padre Pio. E poi il mio massimo è Papa Wojtyla. Papa Wojtyla sì, arrivano un po' tutti confusi i ragazzi che vengono uccisi o per incidente o per mano di qualcuno. Però poi si ritrovano subito perché, come vi ho detto, i giovani hanno un posto privilegiato, hanno l'ascensore per andare subito nella luce. Specialmente i bambini piccolini. Era burbero Padre Pio, mi faceva paura. E invece devo dirvi che non è vero niente, a volte si giudica dall'apparenza, perché si vede una persona seria, invece era un gran santo. Maria Alba, hai sognato me? Giuseppe Mascati è un gran santo. Eh sì, Papa Wojtyla. Maria Alba, mi dici se hai sognato me o chi? Ma di santi anche al giorno d'oggi ce ne sono. Io penso che diventerà subito santa Natuzza Evola. Ha fatto delle cose straordinarie. Ha sofferto molto perché durante la Pasqua aveva tutte quelle ferite che sanguinavano e ha fatto tanto del bene e io penso che continui a farne tanto. San Francesco, ma tutti. Leonida, vedrai che ti stanno più vicini di quanto tu creda. Ma sì, gli arcangeli, Michele, Gabriele, sono tutti forti. Difatti sono arcangeli, sono più che angeli. Ma ve l'ho detto,
qualcuno di voi non lo sa, ma un angelo, proprio un angelo, mi ha abbracciata lo scorso inverno. Proprio dal cielo mi ha abbracciato. E io l'ho sentito questo abbraccio. Era, no, bello di più. Peccato che non avevo il cellulare per fotografare cosa è successo nel cielo quella mattina. Grazie Enrico. Brava Lorella, vai a San Giovanni Rotondo. Sarebbe un sogno anche a me andarci, ma non è possibile. Comunque, talmente bello che ogni tanto mi viene a trovare, che anche se non posso andare io, viene lui da me. E questo è ancora più bello. Paola, sai come devi fare? Devi mettere la fotografia di tuo figlio. Addio, si è ribloccato tutto. Santa polenta. Devi mettere la fotografia di tuo figlio sotto il cuscino. Non vedo, mi hai detto del papà che è morto, no, che non avete fatto autopsia. E poi, scusa, quando sai di cosa è andato via, cosa rimedi? Tanto è andato via, era la sua ora. Che sia andato via per cause naturali, che sia andato via per altre cause, a te non ti comporta niente, anzi ti porta solo rabbia. Con la rabbia non rimedi nulla. Se è stata una negligenza di qualcuno, quel qualcuno ne risponderà, ma non... Intanto non portare odio per nessuno, perché Aurora, perché se era arrivato il suo momento non c'era modo di fermarlo. A me non mi hanno voluto, mi hanno rimandato via. E perché non era il mio momento. E se non era il momento del tuo babbo, te l'avrebbero rimandato indietro. Non portare odio. L'odio non porta niente. Anzi, ricordati che l'odio ti fa stare solo male. Vedi Laura, ma tu sei fortunata. Tuo figlio ti dà sempre segnali. Tutti i giorni. Anna Maria Baroni, fai bene andare a Medjugorje. A me non mi piace, lo dico chiaro e tondo. Buonasera Elena, un bacione alla nipotina. Io credo molto Nunzia, forse il medico ha sbagliato, ma e ne risponderà di questa cosa. Però come ho detto, era arrivata la sua ora. Poteva essere in giardino e cascargli un vaso sulla testa. Poteva arrivare una macchina e prenderlo all'improvviso. Quando l'ora è segnata,
Non c'è niente da fare. Lo vedi Emilia, che bello. Vedi che sono sempre vicino. Si fanno sentire in ogni momento. Chi in una maniera, chi in un'altra. Non tutti si fanno sentire nella solita maniera. C'è chi si fa sentire con la metafonia, chi si fa sentire con la scrittura automatica, chi si fa sentire tramite la voce di un medium. C'è tante maniere, però li potete sentire voi, li potete. Lì andrei anch'io a Lourdes, sarebbe un bel sogno. Cosa hai fatto alla gamba? Se non è un problema troppo troppo serio, prova a mandarmi una fotografia dopo, in privato, e prova a vedere se ti posso aiutare. Se mi lasciano, eh? Poi, ditemi ancora. Ecco, queste cose qui Anna Maria, perché c'è troppa speculazione. Queste cose qui si fanno col cuore, no con l'occhietto degli assegni. Cristina, te hai ragione, però non so che dirti. Hai ragione, però mettiti anche nei panni dei medici. Io non vorrei essere al loro posto, ma non perché per le grane che potrebbero avere. Ma per come si sentono loro per una cosa del genere. Lo so, Leonida, tutti dicono che fanno il bagno nell'acqua di Bernadette e sconosciuti. Laura, io non posso giudicare, cioè non posso giudicare. Perché non ci sono mai stata e non mi interessa nemmeno ad andarci. Se te hai tanta fede, vai. Io non dico di non andarci. Io non ci voglio, non mi interessa. È una cosa che non mi interessa, però ci va tanta gente, vuol dire che qualcosa c'è. Anna Maria, io ti dico sì, vai, fai bene, però tuo figlio ti ha dato tanti messaggi e te l'ho dato anch'io. E tuo figlio sta bene ora, e lo sai. Sandra, se venisse giù, te lo dico. Per ora non mi è mai venuto. Vedi, Anna Maria, i messaggi li ha avuti. Monica, perché non chiedi te alla tua nonna con la candela? Sai che la candela risponde, eh? Poi dovete anche dargli un po' di tempo, perché non è che viene immediato, cioè a volte
Noi si crede che noi siamo di qua e si può fare tutto, ma di là non si può fare tutto subito. Ci sono delle regole, non sono per tutti uguali, però ci sono delle regole. Non è, va bene uguale, Immacolata, va bene uguale, tranquilla. Se, l'importante è che ci sia la fiamma. Sempre. La Madonna c'è sempre. Non vi chiedo di chiedermi aiuto in altre maniere, ma se mi chiedete, l'ho detto e l'ho ridetto, mi sembra di essere anche un po'. Non capite che non vengono così, perlomeno da me non vengono le entità così come. Ecco, Imma, fai la domanda alla candela, fai la domanda come se tu parlassi con chi vuoi. Intanto se è venuto l'alone vuol dire, e si è allungata vuol dire che c'è un'entità. Fai la domanda e se si allunga ancora, prima si abbassa e poi si allunga ancora, è un sì. Se la fiamma ritorna bassa o sta ferma, è un no. La candela, logico, vi dice sì o vi dice no, però vi fa vedere che non siete soli, che è sempre qualcuno vicino a voi. Gioia, ma sono queste persone sono ancora in questo mondo. Sempre, ma, anzi, bisognerebbe mandare tutti una preghiera, un pensiero positivo per le persone, per le persone cattive. Per le persone che hanno, per gli omicidi, per queste persone che hanno fatto del male, per le persone che ci odiano o per le persone che non ci amano. Mandiamo un pensiero positivo perché ne hanno veramente bisogno. E le persone cattive hanno tanti problemi e li nascondono con la cattiveria che fanno agli altri. Ne so qualcosa. Certo, a tutti quelli che non conosciamo, a tutte le persone che ne hanno bisogno, a tutti i bambini, a tutti i carcerati. Mandiamo un pensiero positivo a loro, che ne hanno veramente bisogno. Loro sì, ne hanno bisogno tanto. Vedrai, Gioia, che le cose. La mamma si sveglia.
ci vorrà tanto tempo, eh. Sapete che mi è capitato di svegliare una persona in coma? È stato bellissimo. Era un signore e era in coma già da diversi giorni. Mi telefonò la figlia e era disperata perché anche lei purtroppo aveva dei problemi di salute e mi disse: "Sono disperata perché mio babbo non si sveglia più." E io gli dissi: "Metti il telefono vicino all'orecchio del babbo e dimmi come si chiama." E io ci ho parlato, ci ho parlato, ci ho parlato. E quest'uomo si è svegliato. È stata una gioia incredibile, non potete immaginare. La gioia che provo quando vogliono che io possa aiutare qualcuno. Perché l'ho detto tante volte, non dipende da me. E Leonilda, lavoreremo tutti un po' di serenità. Abbiate fiducia. Si è ribloccato tutto un'altra volta, porca miseria. Ma guarda che lavoro stasera, perché non riesco a leggere quello che mi scrivete sul telefonino. Cristina, bello, vero? Sicuramente era la tua mamma, sai? Sicuramente era lei. Non mi mandate le foto ora. Non riesco a vedere. Eccomi qua. Mariella, pensali in un posto bello. Sono in un posto bello, stanno bene. Può essere, gioia. Sai com'è? Quando si fa queste cose con amore e non si chiede la tariffa, diamo noia, perché c'è tanta gente che ci marcia su queste cose e penso che sia la cosa più brutta che possa esserci, illudere le persone. L'illusione per me è una cosa proprio brutta. Come mai, Sandra? Chiamami magari domani in privato, eh? Vediamo se posso aiutarti in qualcosa. Ah, va bene, la candela la guardo dopo. Dai, ditemi, le persone che ho aiutato non si sono fatte sentire. Voglio sapere come va. Se c'è nessuna novità in queste sposine.
se le analisi vanno tutte bene o se c'è qualche novità di qualche pargoletto che sto aiutando qualche mammina. Mi piacerebbe saperlo. No, Immacolata. Chiedi pure a tutti, io non ho mai chiesto nulla. Non ho mai chiesto nulla. Elsa, vedrai che tuo babbo si fa sentire direttamente da te. Comunque, se mi arrivasse un messaggio, io te lo passo. Ci posso provare, Carla? Anna. Sono nonna di tanti nipotini, sai. Io di mia ce n'ho solo due, però ora ce n'ho tante, maschi e femmine. Sicuramente, Raffaella. Il denaro purtroppo rovina tutti. Leonida, vedrai che sei guarita, sì. Sì, Minerva, su Messenger. Dunque, Manuela, scusami, rifammi, rimandami quello che hai bisogno. Ve l'ho detto, sto cambiando casa, sto facendo un sacco di cose. E fra l'altro venerdì ho avuto anche un problema anche di salute, sicché è stato un po' un periodo un po' no. Ho cercato di aiutare, però per aiutare voi devo star bene io, perché se non sto bene io non ce la faccio. E io invece voglio e devo star bene perché devo fare ancora tante cose. Anna, vieni. Vieni a abbracciarmi. Ormai aspetta che abbia finito. Ci vorrà ancora un mesetto. Che ci abbia la casa a posto, perché ora non è. Oh, meno male, Luciana, via. Vedi che le cose piano piano cambiano. Brava, di tu preghiere per me che non ho bisogno. Poi vi invito tutti a casa, eh? Quando c'ho la casa nuova, bellina. Vai, ditemi ancora qualcosa. Va bene. Difatti sono una nonna, sai? Sono una nonna soddisfattissima.
è proprio tanto. Le piume, scusate, sono sempre un segno positivo, eh? Le piume ci danno gli angeli. No, Immacolata, non, per queste cose non bisogna mai avere fretta. Ti stanno studiando. Magari ora non è il momento, può darti che ci sia più un qua. Simonetta, grazie. Brava, mandatemele perché anche io ne ho bisogno, eh. Sandra, domani, eh? Domani dalle 9:30 in poi puoi chiamarmi sempre. Tanto anche su Messenger, anche su Facebook c'è il mio numero. E Giusy. Speriamo di essere a posto, eh? Prima di Natale. Federica, se ha qualcosa da dirti, in qualche maniera si fa sentire. Tiziana, quando si presentano così, vogliono dire che ti amano, ti sono vicino. Mi dispiace che soffri tanto. E non poterti aiutare, guarda, ci penso spesso a te. Sandra, ma siamo amici su Facebook? Se siamo amici su Facebook, mi puoi chiamare da lì. Tutti i giorni ce n'è una, tutti i giorni ce n'è una. Di riposarci c'è poco tempo. Anzi. Vabbè, ci riposeremo poi, eh? E allora c'è qualcuno Luciana. Io stasera non ho acceso la candela, ma io qui sono sola, non c'è proprio nessuno. Sicché c'è qualcuno che si vuole intromettere e spesso spesso mi spegne il computer. Mi vogliono fare gli scherzi. Come mi chiamo? Valeria Biagio. No, mio pendolo e ora è stato messo in un'altra stanza, provvisorio, perché poi dovrà scendere le scale anche lui. E quando poi sarà a posto ve lo farò sentire. E Maria Luisa, il mio pendolo suona, essendo tutto staccato, tutto, quasi
quando mi suona il campanello e c'è qualcuno che non viene con intenzioni buone. Io so che c'è qualcosa che non va, perché questo pendolo suona come il Big Ben. Ma vi farei sentire che come fa. A questo tic-tac è un orologio che ogni tanto va e ogni tanto si ferma da solo anche lui e funziona sempre solo quando ho le dirette e non lo tocco perché è attaccato al muro in alto. Ora, succedono cose strane e succedono cose strane quando faccio le dirette. A me mi viene da ridere perché si fanno sentire che ci sono. Vi faccio vedere dov'è l'orologio. Lo vedete? È lassù in cima sopra la porta. È lontano, è un orologino piccolo, non... e funziona solo quando faccio le dirette. Sembra una cosa strana, ma mi vogliono dire che forse non siamo mai soli. E per dirlo più che altro a voi, perché io lo so che non sono mai sola. No, non c'è nessuno. Sono sola io e voi. Sì, sono riconoscente per quello che mi hanno regalato dall'oltre, anche se molte volte è pesante, perché non sempre siamo trattati bene e a volte veniamo anche offesi perché fanno di tutto un'erba un fascio, non siamo tutti uguali. E, su questo canale qui, su Focus, io ho conosciuto solo tramite video come voi tutte persone vere, vere. E non è facile trovare un canale così serio, perché qui non ho sentito ipocrisia, non ho sentito mai parlare di soldi, non ho sentito mai offendere. Sono stata invitata in altri canali, ma questo è stato il primo e sarà anche l'unico perché mi è stato dato fiducia e questa cosa qui per me è importante. Tutte queste cose, che la luce va e viene, che si sente il ticchettio, che si sentono delle voci. E avete visto che ho messo la telecamera girata, perché molte volte, non so chi c'era o chi no, la televisione rifletteva dei volti. Che non ci sono, però sulla televisione c'erano, li ho visti anch'io nelle registrazioni, lì per lì guardavo, non le vedevo, e poi nella registrazione sì, è come in un quadretto che ho su un mobile, una sera, dunque era presentato una cucina
una vecchia cucina su questo quadretto, ma non c'è persone, non c'è nulla, è solo una vecchia cucina antica. E una sera è venuto fuori una persona che si vedeva benissimo e poi l'abbiamo vista tutti perché me l'avete detto voi e poi dopo ho guardato le registrazioni. Guardando il quadro non si vedeva, invece guardando la registrazione sì. Sì, è vero, sia Enrico che la signora Anna sono persone serie, sono persone. Sono persone che non. Che fanno le cose col cuore. Poi, dite altro? Irene, non ti ho mai risposto, mi dispiace perché non ti ho risposto. Che domande mi hai fatto oggi, Irene? Sai, a volte c'ho talmente tanti messaggi che qualcuno poi mi passa e io lo dico sempre, le persone che non riesco a rispondere, non è per cattiveria, ma riscrivetemi, che poi io il tempo lo devo trovare. No, Simonetta, noi non disturbiamo nessuno. Chi può viene, chi non può non viene. E come ho detto tante volte, io non chiamo, viene chi può. Irene, riscrivimi, porta pazienza, scusami. Ringraziamo sempre. Certo, se chiediamo aiuto dall'alto, ce lo danno. E, non credo neanche. Anzi, mi è capitato. Questa è una cosa seria. Non si fanno queste cose per chiedere numeri al lotto. Perché se pensate di fare queste cose qui, allora non avete ancora capito niente. Come sta tuo figlio, Raffaella? Grazie, Maria Luisa. Sì, scrivetemi in privato. Scusa, scusa, scusa se non ho risposto, ma è anche un momento un pochino complicato, dai. Perché non è il solito trasloco che si fa da una casa, si impacchetta e poi si va via. No, qui bisogna sistemare una casa e poi io vado a casa di mia figlia viene a casa mia, però vuole rivoluzionare le stanze, sicché c'è un po' di complicazione, però si fa, eh. Ecco, è ripartito tutto, ma che dispetti. Sì, anche perché, Luciana, io qui c'ho una casa grande e dove vado, dove andrò, è molto più piccola. E mi dispiace che. Ho regalato tantissima roba, ma proprio tanta, 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 tanta. E ora avrei da regalare
mobile bellissimo, non lo vuole nessuno. Un tavolo che è una meraviglia, qualcuno di voi l'ha visto che l'avevo messo su Facebook, in regalo, nemmeno venduto, in regalo. La mia camera, vabbè, è vecchia, però è sempre bella, vederla sembra nuova. Ma nella casa dove andrò non ci sta, perché è tutta roba che io ho dato scatoloni, scatoloni, scatoloni a chi fa i mercatini dell'antiquariato. Ho dato tanti, tanti, tanti libri perché sapete che a me piace tanto leggere. Quelli più belli li ho tenuti, perché ho sempre una libreria molto molto fornita, perché mi piace molto leggere, specialmente mi sono arrivati i libri di Anna Maria, della signora Hilde, e li tengo proprio di Gustavo Roll, tutti questi grandi che mi piacciono tanto. E poi un giorno chissà se riuscissi a scrivere qualcosa anch'io. Ma non sono capace. Bisogna essere più ottimisti. Bisogna dare aiuto a chi ne ha bisogno. Perché la signora Hilde Genovese è una grandissima medium, ma proprio grande. Lei fa la psicofonia e ha dei messaggi sempre molto, molto, molto belli. Ma non solo lei, altre, a me piace molto lei, mi piace la signora Nicoletta, Aprile. Lei invece i messaggi così le arrivano di getto, uno dietro l'altro, bravissima. Poi c'è un altro medium che sta in Inghilterra che è bravissimo, che è bravissimo. C'è chi fa la scrittura come Anna Maria Squeri. Queste sono persone serie, no, quelle che fa il messaggio. Messaggio su così a pagamento. Ma non credeteci, ma non credeteci. E là di là i soldi non servono. Ah, quante cose ridicole si sentono a questo mondo. Quante cose ridicole si sentono e bisogna. Tempo fa, non so da voi, ma tempo fa anche la signora Nicoletta, si chiama Nicoletta Aprile, è molto molto brava, anche lei. Sì, te lo regalo. L'ho messo, non lo vuole nessuno, l'ho messo da tutte le parti. E mi dispiace, guarda, mi dispiace perché penso di sì, Fiore. Vedrai che prima o poi le cose si sistemano. Alexandra, sono così felice che non ti immagini nemmeno. Chissà se un giorno ci incontreremo. Non siamo tanto lontani. Giovanna, buonasera, un abbraccio. Poi. Tanto tempo che sono qui, eh? Ho
provato su tutti i siti Immacolata, su tutti i siti. No. Ho messo le fotografie, aiutami a dire che è bello. È un tavolo con tutto il legno massello, con le zampe, c'ha le zampe da leone, ce n'ha sei, ma sono tre e tre. Peccato. Leonida, che cosa devo dire ancora? Ditemi voi, perché questo non serve il mio tavolo, i miei mobili da regalare. Sono molto cose. Alexandra, chissà, non si sa mai. Il mio è rettangolare. La Laura l'ha visto. E vabbè, vuol dire che le cose vecchie andranno buttate. E non vale la pena, Leonilda. Non vale la pena perché se sei lontana costa troppo il trasporto. Anche perché è molto pesante. Signori, io vi do la buonanotte. Sono stata molto felice di essere con voi. Spero quasi 2 metri per 90 è alto come un tavolo normale, ma è molto molto bello. Se vai a vedere nelle mie foto ci sono, cioè. Mi dispiace perché purtroppo l'abbiamo dovuto portare fuori sulla terrazza coperto, però va bene, Laura, va benissimo. Buonanotte a tutti, ringrazio tutti, a tutti, 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 vi do un grande abbraccio. E ringrazio tanto Enrico, la signora Anna e tutto lo staff che ci aiuta sempre, che ci dà un aiuto. E voglio bene a tutti e chi ha bisogno mi scriva. Mi scuso ancora con chi non ho potuto rispondere, ma cerco di farlo in tutte le maniere. Un abbraccio a tutti e buonanotte.